Io credo che cioè, hai abbastanza cioè, centrato no, il punto, posto che tu dici che l'hardware ce lo abbiamo, nel senso che loro hanno speso l'80% dei fondi, che questo sia equivalente all'80% del progetto, non lo sa un accidente di nessuno, perché l'altro piccolo dettaglio è che il MOSE non ha un progetto esecutivo, no? Essendo cioè, non esiste un progetto esecutivo del MOSE nel suo complesso, esistono tanti piccoli progetti stralci, questo no, per saltare tutte le procedure di valutazione di impatto ambientale. Quindi credo che non lo sappiano bene neanche loro a che punto siamo del MOSE. Certo che la partita delle manutenzioni è sicuramente la partita che si preannuncia decisiva per i prossimi anni, per il prossimo futuro, ma la questione è come si rompe, no, questo meccanismo di cui parli, cioè com'è che si riesce a rompere? Perché sì, sono finiti in galera un po' di corrotti, ma il problema, come avete detto tutti in maniera assolutamente brillante, è che non è una questione di mele marce, è proprio tutto l'albero che è marcio, radici comprese. Quindi come si fa a sradicare questo albero? Si dichiara legale la corruzione, siamo a posto, asfaltiamo la laguna di Venezia e non abbiamo più problemi, non abbiamo più problemi di Mose. Perché il punto è, come diceva Ernesto, che poi il vero dato, no, che ci consegna in maniera drammatica questa tornata elettorale, è appunto che non c'è mai stata probabilmente in regione e in maniera appunto drammatica si è visto anche nella città di Venezia, non c'è una vera alternativa sistemica a questo tipo di modello di gestione. Le COP rosse, sì, infatti il presidente del Consorzio Venezia Nuova era Zanda, che non è certo uno di Forza Italia, no? Uno della banda di Gianni De Michelis e di quelli là, no? Perché il punto è proprio questo, io che di querele ne abbiamo accumulate talmente tante che posso fregarmene. Si può dire che cioè, lì dentro il più pulito c'ha la rogna, nel senso che ci sono stati dentro tutti dall'inizio alla fine a questa storia, con gradi certamente diversi e non uguali, però appunto già Marchese lo citavi tu, centrodestra e centrosinistra sono stati a braccetto dentro questa vicenda del MOSE, della corruzione veneta in generale. Non riesce la politica, quella diciamo partitica istituzionale, a indicare un'alternativa, a rompere quel tipo di modello. Su questo qualcuno dovrebbe davvero imparare da quello che sta succedendo e probabilmente anche noi come movimenti nell'aggredire il tema corruzione, perché quello che è successo in Grecia con Syriza o in Spagna con Podemos, che stanno effettivamente, poi vedremo, però stanno effettivamente dando dei segnali di rottura di quel tipo di modello e di un tipo di mala gestione, l'elemento della corruzione è stato un elemento fondante del percorso che ha portato queste due formazioni politiche alla fortuna e al consenso che hanno avuto in questi due paesi. Il problema su Venezia, per esempio, è stato imbarazzante. Se ci dobbiamo parlare del nostro metro quadro, no? Il mio metro quadro è Venezia. Noi, dopo tutta questa vicenda Mose, cioè chi l'ha pagata politicamente di più è stato il centrosinistra, perché quello che vediamo con l'affermazione di Brugnaro a sindaco di Venezia, cioè noi vediamo, cioè quello che si intuisce, poi ovviamente lo vedremo, però quello che si intuisce è che quello che abbiamo definito in un milione di volantine e di manifesti il partito degli affari ha come saltato un passaggio, cioè si è seduto direttamente sulla sedia, no? L'ex presidente degli industriali veneti, quello probabilmente che non ha mai si è mai costituito parte civile, adesso siede direttamente sulla poltrona di sindaco. Gli accordi con Costa, che non abbiamo nominato in questo dibattito perché sennò anche dovremmo fare un ciclo di seminari probabilmente se dovessimo approfondire tutti gli aspetti, eccetera. Il suo grado di interessi con le questioni grandi navi, e anche lì c'è un'altra grande opera che si sta dannosa, no? Che si sta imponendo alla città.
perché lo scavo del canale Contorta o l'idiozia dell'ultima ora del Vittorio Emanuele, che serve esclusivamente a confondere un po' le carte in tavola, a gettare un po' di fumo negli occhi della discussione, già si preannuncia, no, nei disegni di Costa come un'opera di salvaguardia della laguna, perché fa un po' di barene finte con dei sassi, probabilmente della montagna che si è comprato l'altro in Croazia. Questo lo renderebbe un'opera di salvaguardia della laguna e quindi, stando alla normativa vigente, è assegnato molto probabilmente agli stessi del Mose, è una sorta di buona uscita da un 150-160 milioni di euro dalla laguna di Venezia. Quindi come se ne esce? Se ne esce solo rompendo quell'equilibrio, rompendo quel meccanismo. E come movimenti, come comitati, sicuramente stiamo tentando, no, di fare la nostra parte, ci dovremmo tentare molto di più, ognuno ha la sua di parte dentro questa cosa. Alla manifestazione del comitato No Grandi Navi contro mafia e corruzione, insomma, sono venute 3-4 mila persone, che la manifestazione più grossa che sicuramente la mia generazione si ricorda in città. Certo che dobbiamo fare tutti la nostra parte. Credo che non si possa non rivolgere un po' lo sguardo al passato, ma anche se capisco la battuta, no, sulla truculenza della pena, non credo che la truculenza della pena possa essere, mi permetto di sentire, l'elemento, no, di disincentivo alla questione, perché anche chi pescava i pesciolini troppo piccoli veniva spedito 5 anni a remare in giro nel Mediterraneo, ma il punto è bisognerebbe riguardare a quello che ci sta dietro, no? E bisognerebbe riguardare a quella sapienza anche di amministrazione del comune, no? Del collettivo, del pubblico, che stava dietro anche a quella truculenza della pena. Cioè bisognerebbe un po' ritornare a quell'ottica estremamente moderna, in verità, soprattutto se si parla di Venezia, che il mantenimento dell'equilibrio sociale in maniera indivisibile, no? Sociale, ambientale, economico, che nel caso della nostra città è ancora più evidente. Non si può separare l'acqua dalla pietra nel caso di Venezia, non si può separare la carne, le vite degli abitanti dalla pietra che li sorregge, no? Quindi è quel mantenimento dell'equilibrio che poi è il fondamento del benessere collettivo, e in termini anche non esclusivamente di sussistenza, ma anche in termini appunto di ricchezza, di benessere e di potenza, che va attorno a quel mantenimento dell'equilibrio va ricostruita un'amministrazione del comune. Questo dovrebbe essere lo scarto, no? Che dovrebbe da solo riuscire a rompere quel tipo di meccanismo. La deviazione di Fiumi è la grande opera, no? Citata in continuazione. Certo, hanno deviato i fiumi perché il problema era l'ingresso di troppa sabbia nella laguna, che provocava gli interramenti, la malaria, il blocco del commercio, della navigazione interna, eccetera. Però sono state fatte miriade, no, di opere. La laguna stessa di Venezia è una grande opera diffusa e costante. La laguna stessa non avrebbe potuto sopravvivere, no, senza questa sapiente opera di mantenimento dell'equilibrio, perché la laguna in natura, lo sanno tutti, non sussiste, non esiste. La laguna di Venezia non è un bene comune naturale, è un bene comune prodotto dalla cooperazione delle persone, perché coscienti che il mantenimento dell'equilibrio ambientale era il fondamento stesso del mantenimento dell'equilibrio e il mantenimento della possibilità di vivere nel nostro ambiente, nella nostra città, nella nostra laguna. Ecco, questa dovremmo ritornare, in questo c'è una modernità, no, straordinaria, anche per esempio nell'affrontare le sfide che il cambiamento climatico stesso, no, ci pone. La difesa di
Venezia da un innalzamento dell'acqua e non è certo il Mose che, tra l'altro, secondo stime prudenziali, per esempio, verrebbe scavallato nel giro di pochissimi decenni. Quindi il ritorno all'amministrazione, al mantenimento di un'ecologia sociale che comprende anche il territorio, l'ambiente, l'attività produttiva, ecco, dovrebbe essere di nuovo il motore, ecco, che spinge l'amministrazione di un territorio. Questo dovremmo riuscire, credo, movimenti, giornalisti, associazioni, e dovremmo in questo senso riuscire a spazzare via anche quella politica che non è riuscita, ecco, a farsi, non solo non è riuscita a farsi alternativa, ma si è dimostrata in maniera scandalosa quasi totalmente collusa con invece quelli che ci hanno amministrato fino adesso.